Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi diamo un'occhiata all'interfaccia del nostro Blender, in particolare alle funzioni T ed N. Premendo il tasto T e il tasto N, io posso visualizzare queste due barre laterali. Questa a destra mi dà, è collegata a tutta una serie di funzioni. Quella a sinistra mi può far passare dal box di selezione, ci sono vari comandi che io in genere preferisco utilizzare da tastiera. Allora, inseriamo per esempio un solido, che potrebbe essere invece del solito cubo, per esempio una sfera, eccola qua, e qui a sinistra ho un piccolo menu che si può aprire e mi dice come questa sfera è composta. Allora, facciamo così. Inseriamo una UV Sphere. Allora, come è composta? Di 32 segmenti. Eccoli qua. Più sono i segmenti, più è definita l'area della mia sfera. Gli anelli sono invece quelli orizzontali. Eccoli qua. Chiamiamo questo, ecco qui, possono essere 16, possono essere per esempio 3, 3 in questo caso, 4, 20, mettiamo 20 per 20 in questo modo e un raggio di 1 metro. Questa è una nostra sfera. Io come la sto vedendo al centro della mia area di lavoro, però se premo 0 sul tastierino numerico, succede questo, cioè adesso in questo momento lo sto vedendo attraverso la mia camera. La camera dov'è? Eccola qui, è questa qui. Sulla scena, nella scena ci sono in questo momento il mio oggetto, la camera e una fonte di luce. Si vede anche qui Light, Sphere e poi camera. Se io premo Alt Z vado in trasparenza, vado in Edit Mode, premo 1 e ho una vista laterale. In questo caso cosa voglio fare io? Voglio prendere questa sfera e suddividerla a metà. Questo modo. Se la sposto verso il basso. Anzi, prima la devo separare, quindi vado su Mesh. Vediamo, Separate P, Separate Selection, quindi posso fare tutto questo passaggio, quindi Mesh, Separate e Selection, oppure fare P e separare la selezione. In questo caso ho diviso la mia sfera in due. Ecco qui, avrò un emisfero superiore e uno emisfero inferiore. Così e così. Torno indietro. Io posso prendere queste due, se non vado errato, ecco, Ctrl J e le unisco di nuovo. Quindi ho di nuovo una sfera unica. Torno nella mia veduta normale, sposto questa sfera e